Atletica e Sport, insieme a quasi 200 ragazzi delle superiori dei vari licei sportivi di Verona e provincia. Un bel esempio quello di Michelangelo Albertazzi. Sì, è stata una bellissima iniziativa, con la testimonianza di Tommasi, che è molto attivo con l'AIC e personalmente sotto questo aspetto, anche con noi stessi della squadra, fa sempre riunioni in tutte le società per parlare appunto della realtà, del doping, di quanto è giusto fare lo sport sano e leale, con altri campioni come la primatista del salto in alto, con Oscar Tezzini del ciclismo, non era presente Elia Viviani, e con due giornalisti. È stata una cosa molto bella perché sono stati trattati alcuni punti fondamentali, come appunto l'insegnamento dello sport in un liceo, dove deve essere insegnato lo sport come crescita personale, morale, e che ti aiuta a raggiungere obiettivi nella vita e non visto solo come ottenere il risultato e diventare campioni, ma è importante appunto la crescita quotidiana e il rispetto delle regole, la conoscenza dei valori, insomma tanti valori che magari se non spiegati ai ragazzini non sono chiari e invece sono fondamentali. Adesso eri in aula, poi invece ti aspetta la palestra perché stai recuperando il tuo infortunio. Sì, sto facendo doppia seduta mattina e pomeriggio tutti i giorni agli Insegnanti di Verona, sta procedendo molto bene. Non sappiamo ancora di preciso quando potrò rientrare con la squadra, però sta procedendo molto bene, quindi speriamo presto. Procede bene il tuo recupero, procede bene anche la squadra? Moltissimo. Adesso c'è stata l'ultima partita col Novara, che speriamo sia stata solo una battuta d'arresto e che ci serva appunto per mantenere i piedi per terra e non perdere mai di vista appunto l'obiettivo finale che va conseguito lavorando sempre, tutti i giorni in allenamento e partita per partita come se fosse la partita più importante. Sicuramente in questo modo ci toglieremo delle grandi belle soddisfazioni.